Ma scusa, Massimo, io però mi domando una cosa. Io dico sempre da ignorante, no? Ma Bill Gates ha detto che siamo in troppi, vuole ridurre la popolazione mondiale. Non è che l'ho detto io o qualcosa, l'ha detto lui, no? Bill Gates dice che vuole fare questo tipo di nuovo sistema vaccinale, a tutta la popolazione gratis. Gratis. Va bene, bravo, grazie, no? Però, io incomincio ad avere dei dubbi, io non lo so gli altri, però io ho dubbi se questa persona qua veramente vuole poi utilizzare questo sistema che è impostato per fare del bene o fare del male, visto che ha dichiarato che vuole ridurre la popolazione. Hai introdotto un tema secondo me molto importante. Se parliamo per un attimo del signor William Henry Gates III, dobbiamo ricordare che è un figlio d'arte, ovvero, vabbè, la madre viene da una famiglia di banchieri che sono tutti eugenisti in genere per tradizione, ma attenzione che il padre, che almeno fino a qualche settimana fa era ancora vivo, ultra novantenne, e cioè William Henry Gates II, il padre di questo attuale Gates, è stato per quasi tutta la sua vita il capo mondiale della famosa Planned Parenthood, che è la società di eugenetica fondata da Margaret Sanger, la più accesa eugenista della storia, femminista, razzista. C'è un po' dire di tutti i colori su questa creatura diabolica. Ecco, e quindi Gates in un'intervista lo dice, lo ammette: noi figli abbiamo masticato eugenetica da quando eravamo bambini a colazione. Ecco, quindi questo è figlio d'arte. Ora, l'eugenetica è quella pseudoscienza criminale che vuole la razza pura e vuole l'eliminazione della maggior parte della gente e soprattutto a cominciare dagli storpi, i malati, i ciechi, i sordomuti, gli epilettici, i poveri, perché l'eugenetica ha delle basi ancora nel malthusianesimo. Malthus, fine 700, primo 800, dice chiaro: noi, siccome voglio ricordare questo, che dietro a Malthus c'è il concetto che mentre la popolazione mondiale cresce secondo un ritmo geometrico, una progressione geometrica, invece le risorse della Terra sono in progressione aritmetica. Quindi le curve si dissociano e viene il momento in cui c'è troppa gente e poco da mangiare, in sintesi. Quindi nasce da lì il discorso. Allora, quando chiesero a Malthus, Robert Malthus, chiesero come si risolve il problema della povertà nel mondo. Lui rispose: semplicissimo, basta uccidere tutti i poveri e non abbiamo più il problema. Quindi questo è nel disegno dell'eugenetica. Se poi si vuole approfondire il discorso dell'eugenetica, mi permetto di farmi pubblicità per un attimo. Nel Certo. romanzo che ho pubblicato l'anno scorso, che è intitolato Yahweh, è scritto IAVE, così come si pronuncia, e sottotitolo Il delirio segreto di Hitler, io in questo romanzo storico ho messo tutte le basi di come nasce l'eugenetica e quelle forze che oggi ci stanno massacrando in questo modo, perché oggi è una riedizione del nazismo, ma molto peggio, che è molto più sottile. Le armi si sono affinate, nel secolo scorso si facevano le camere a gas, campi di concentramento, le torture. Oggi si usano i vaccini, si usano cose più sofisticate, condizionamento delle masse, propaganda, cioè, le armi l'hanno finita. Ma sono sempre, se voi andate a leggere il romanzo, voi trovate, sono le stesse lobby, le stesse banche, gli stessi personaggi, lo stesso humus. Quindi è stata anche carina sta cosa, perché in settimana, qualche giorno fa, è venuto in visita, è venuta una mamma con un bambino da Como di 15 anni. Questo era arrabbiatissimo con la situazione attuale, sembrava di sentire parlare un adulto. A un certo punto mi dice: questi qui sono peggiori dei nazisti. Ho detto: ah, bravo, ma perché? E mi ha dato una risposta simpatica. Dice: perché vedi, se tu all'epoca incontravi uno come Hitler, capivi subito che ti voleva fare del male. Ma invece adesso tu vedi questi qui, si camuffano, sono tutti dei benefattori, dei filantropi. Ho detto: complimenti, a 15 anni
riesce a capire quello che altri, la massa purtroppo non riesce a vederlo. Quindi non è per fare pubblicità a un libro che peraltro mi ha già dato le sue soddisfazioni perché ha vinto 6 premi letterari, ma è utile andare a vedere l'origine di questa gente. E allora uno comincia a capire, ci stanno prendendo in giro. E loro, come hai detto tu, Fabrizio, loro vogliono la riduzione della popolazione mondiale e l'azzeramento delle nazioni. Ecco perché si deve fare un certo numero di morti, quindi l'epidemia deve essere drammatizzata. Ricordiamoci che ha una letalità, dati ufficiali in Italia, che va dallo 0,3 allo 0,6% di letalità. Dov'è tutta questa catastrofe? La SARS aveva 10% di letalità, la MERS aveva il 37%. Siamo Ma zero. infatti Bill Gates ha detto il prossimo virus Sarà peggiore. non ha detto qualcosa simile a vi farà mettere l'attenzione sul virus, come se adesso fosse all'acqua di rose. E capite che non è una previsione, non sono Una dei minaccia. magici, è un annuncio. Cioè, Esatto. sono loro che spargono i virus. Finita questa epidemia, passerà un breve tempo, poi ne arriverà un'altra. Ormai si va avanti di pandemia in epidemia, ma attenzione che questa è la rovina, perché bisogna fare un certo numero di morti, perché così loro pensano di legittimare le azioni incostituzionali e antidemocratiche che stanno la dittatura attuale, no? Lo vediamo, coprifuoco, l'esercito, eccetera. Ok. Perché così l'economia affonda. E quando l'economia delle nazioni affonderà del tutto, le nazioni spariranno. È come un'azienda che se fallisce chiude. Ed è questo che loro vogliono, il governo unico, che non è ancora l'obiettivo, perché l'obiettivo è il transumanesimo, ma è un mezzo per arrivare al transumanesimo. Quindi leggete Yahweh, edizioni Verde Chiaro.